Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non mi vedete a zonzo perché fa ancora un pochino troppo caldo per i miei gusti ed essendo agosto e non essendoci questa grande affluenza sul canale, ho deciso di portarvi un altro dei miei assaggiamo, che sono un po' dei video tappabuchi, perché li faccio in un attimo stando a casa mia nel mio studio. Se avete visto qualche altro video della serie, sapete che in genere assaggio patatine e molto apprezzate sono le patatine, quelle della San Carlo Più Gusto, che ogni anno più o meno, forse anche con un pochino più di frequenza, escono con una nuova limited edition. E poco tempo fa sono incappata nella versione al pesto ligure. Vi faccio vedere come da prassi praticamente la confezione. Come vedete, appunto, ci sono le patatine San Carlo, quelle limited edition Nina's Choice, ci sono delle belle foglioline di basilico e dei pinoli con anche un po' di parmigiano e appunto gusto pesto alla ligure. Sul retro vi faccio vedere quelle che sono i valori nutrizionali e poi anche quella che è la ricetta e un pochino la filosofia, tra virgolette, di queste patatine limited edition. E adesso non mi resta che aprire il pacchetto, farvele vedere, perché io me le aspetto belle verdi, e assaggiare poi. Allora, colore decisamente deludente, perché è questa cosa qui, che non metterà mai a fuoco ovviamente, ma come vedete appunto ci sono giusto dei puntini verdini sulla patatina, che rimane del suo colore. Il profumo in compenso diciamo che va a bilanciare un pochino questa delusione, perché sa effettivamente di pesto quello che, il profumo che esce da qua dentro. Assaggiamo. Allora, assolutamente, al primo impatto sa molto di pesto, ma penso che dipenda dal fatto che si sente moltissimo l'odore. Però andando avanti con la masticazione e poi mandando giù non si sente particolarmente, non è così persistente. Forse non è così male, nel senso che non dovrebbero stancare. In ogni caso sono un gusto di patatine che appunto sono particolari, possono piacere se vi piace il pesto, se vi piace la pasta al pesto sicuramente vi piaceranno. Ammetto che però decisamente me l'aspettavo più verdi e non solo qualche puntino di basilico qua e là sulla patatina. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato almeno un pochino interessante. Nel caso lasciate un bel like e ricordate, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale. Trovate il bottone da schiacciare qua sotto e attivate anche la campanella in modo tale da rimanere aggiornati sulle mie prossime uscite. Se avete già provato queste patatine e volete farmi sapere se vi sono piaciute, lasciate un commento qui sotto. Sempre qua sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!